Ciao Dadap, rispondo anche a questo quesito. Se tu vuoi avere una macchina multifunzionale che ti faccia, oltre che da NAS, avere la possibilità di trasformarla in una stazione multimediale, avere la possibilità di averla come personal cloud, poterci montare delle macchine virtuali o creare dei container, quindi realizzare poi delle parti Linux piuttosto che delle parti di gestione diversa con dei container, con un NAS QNAP queste cose le puoi fare, però ti consiglio di stare attento alla versione, non comprarlo troppo basic, perché con poco processore e poca RAM, appena cominci a montare virtualization station, appena cominci a tirare insieme una container o appena cominci a installare, che ne so, la gestione delle telecamere o quant'altro, piuttosto che la gestione della domotica come mi dicevi prima, inizia a soffrire. Però con un NAS tutte queste cose le riesci a fare. Calcola che da alcuni piccoli commercialisti io ho messo un NAS che lo usano come memoria di condivisione della gente, lo usano come personal cloud perché le persone che poi vanno in tribunale o vanno presso l'agenzia delle entrate o quant'altro usano l'applicazione QNAP per scaricare delle memorie o delle informazioni o fare delle foto, delle fotocopie e metterle già sul NAS. Hanno anche una macchina virtuale con un piccolo gestionale. Quindi con un NAS io ho evitato di mettergli server, di fargli domini di diverso genere, di creare, di utilizzare licenze e quant'altro. Quindi con un NAS QNAP tutte queste cose riesci a farle. Però stai attento alla versione, perché se lo prendi troppo risicato come potenza, non riesci a fare tutte queste cose. Però perfetto, con un NAS ce la fai di sicuro. Ciao.